di questi giocatori, quindi non avevamo tra l'esterno. Infatti l'abbiamo detto, è interessante sicuramente per quanto riguarda i 22 in campo. Attenzione subito alla palla, gol a disposizione della Lega Nazionale, diciamo. Certamente è importante l'incontro in sé, però non ha nulla da dire a questo Viareggio, perché la Lega Nazionale, ricordiamolo, è qualificata a quota 6 punti, Napoli invece è fuori perché ha perso entrambe le partite ed è a 0. Dispiace che il pallone è troppo largo, c'è però un errore in fase difensiva, attenzione a questa buona azione del Napoli, riparte in contropiede sulla sinistra Sissé per la rappresentativa della Lega Nazionale. Sissé da solo, pallone nel mezzo, pericolosissima questa azione. Vorrebbero forse un fallo in questa circostanza su Cuccione, i ragazzi con la maglia arancio-blu, e invece, come avete visto, in questa circostanza l'arbitro Giua ha lasciato proseguire. Rivediamo l'azione. Sì, ecco, la stiamo rivedendo la fluidità dell'azione, della manovra della rappresentativa di Serie D che ama. Opportunità, colpo di tacco a seguire, c'era il fuorigioco di rientro in questa circostanza. Sì, un fuorigioco, una posizione irregolare di Cissé, però non deve passare in secondo piano il bel colpo di tacco del Porto. Sì. Insomma, qualità anche tra questi ragazzi della Lega Nazionale Dilettanti, anzi soprattutto, ricordiamoli, protagonisti assoluti in questa prima fase del Viareggio, 4-1 al Varese, 2-0 al Perugia. Oggi è della Lega Nazionale Dilettanti e il Napoli sempre ferme sullo 0-0 in questi minuti. In questi primi minuti, grande equilibrio. No, però tentiamo di tutto per poterlo fare. Forse soffrite un po' qui sulla fascia, davanti proprio la sua panchina. No, direi che questo ragazzo qui è la prima partita che fa esterno sinistro, che è un esterno destro basso. Da solo, viene fermato prontamente in questa circostanza da Petrarca. È un Sissé che deve trovare la collaborazione con il compagno. Sì, è un Sissé che vuol fare troppo da solo, ha trovato tra le altre cose due difensori sempre attenti e pronti a intervenire come Petrarca c'è dietro. Ce l'ha detto il mister, che Sissé è un grande talento. Eccolo qui, stiamo rivedendo la... Che è un grande talento da una parte, che però ha scarsa esperienza perché gioca da pochissimo, solo da un paio di stagioni, al calcio quello vero. Sì, è un giocatore molto istintivo, l'abbiamo visto già in diverse occasioni. Attiva adesso la rappresentativa di T sulla destra, attenzione al cross nel mezzo, mette in angolo, in questa circostanza c'è Riento che non rischia nulla, c'era l'attacco dei tre davanti, in particolare sembrava in questa circostanza molto ben piazzato Cuccione. Sì, questa volta si sono mossi molto bene, soprattutto gli attaccanti in collaborazione con Cuccione, hanno spostato il baricentro del reparto difensivo del Napoli da destra verso sinistra per dare la possibilità di inserirsi a Saita. Opportunità dalla questo angolo da destra, pallone che stava arrivando centralmente, dove erano posizionati Cuccione e Sissé. Si torna sulle corsie laterali, sulla destra, buono questo cross in mezzo, attenzione a Sissé, l'uscita di Crispino e il Napoli che torna in avanti sulla destra con Savarese. Ma per la verità sto soffrendo pochissimo, il Napoli si sta difendendo con grande ordine, con grande lucidità, quindi pochissime occasioni per gli attaccanti della rappresentativa di Serie D, che stanno trovando parecchie difficoltà nel superare Petrarca e Cerietto specialmente. Esposito ha allargato il gioco, attenzione a questa buona opportunità per il Napoli, in mezzo c'è da Dezzi, l'uscita stavolta di Zembaschi, pallone buono, l'assist e c'è il vantaggio meritato il vantaggio del Napoli al 36esimo minuto. Ancora una volta molto attivo, avete visto Savarese che ha dato questo ottimo pallone all'indirizzo di Dezzi, possiamo dire i ragazzi più attivi del Napoli, sì, migliori in campo, hanno fatto per il momento la differenza. Il vantaggio del Napoli al 36esimo. È un vantaggio meritatissimo perché fin qui la squadra partenopea è quella che si è proposta di più, con maggiore insistenza, con maggiore lucidità, e questo gol premia proprio i due migliori in campo. Andiamo qui subito da Sormani. Mister, avevamo appena detto un bel Napoli e è arrivato il gol. Ma sì, ripeto, cioè l'abilità e soprattutto cercare di sbagliare il meno possibile, cosa che gli sta riuscendo sempre. Siamo 5 minuti alla fine del primo tempo, andiamo da Magrini. Sì, siamo con Magrini. Cosa non funziona in questo momento? Sentiamo, no, ovviamente non le piace la posizione di Sissa. Sì, no, beh, ci sono due o tre ragazzi che non stanno facendo, si sono persi in nulla, peccato. Poi avevamo la palla noi, il portiere con le mani, invece di giocarla sull'11 che l'abbiamo come schema, ha giocato sul 21, si è andato anche fuori il ruolo, è stato sorpreso, poi dopo hanno dormito, abbiamo regalato un gol che ci deve servire come esperienza. Peccato perché non stavamo giocando né bene ma neanche male, avevamo la partita tranquilli,
il portiere non ha ragionato e pazienza. Francesco, non è soddisfatto del centrocampo? No, adesso giochiamo, credo che la squadra verrà su perché... Si parla del centrocampo? Sì, sì, sì. Francesco? Anche perché spero che adesso... Ecco, c'è una domanda... C'è una domanda? Sì, ditemi. Sì, quello che appare da fuori... Seguiamo un attimo... Sì, quello che sembra da fuori, insomma, la mancanza totale di pressione a centrocampo, dove i centrocampisti partono penso possono godere di larghi spazi lì dove poter costruire azioni offensive. Okay, il centrocampo che va un po' comunque in difficoltà sopra la pressione del Napoli. Chiaro, non è questione di difficoltà, anche noi naturalmente avendo fuori tutti quelli di forza che giocano messi insieme per la prima volta, adesso lo troverò qualche accorgimento secondo tempo, vediamo un attimino come possiamo migliorarci, perché qualcosa sicuramente lasciamo partire, non dobbiamo lasciare partire. Vediamo che però si sta scaldando, visto che non le è piaciuto il portiere. No, l'avevo già in programma. Un po' di avvicinamento. Era da non fare assolutamente, non sbagliato, ma un sbaglio normalissimo. Di solito lui è molto bravo, questi errori non le fa, però... Stavolta è anche strano perché è un ragazzo attento che fa categoria. A voi? Sì, adesso il transamonista Magrini, naturalmente. Dicevamo del portiere, il portiere è Zembanski del Francavilla, classe 92, sono fuori tra l'altro altri due portieri molto interessanti dei quali si parla benissimo. Uno è Rossi Pontelle. L'errore poi... Ce l'aveva detto in precedenza sì, l'allenatore che avrebbe fatto ruotare l'organico, i suoi ragazzi a disposizione, perché oggi vuole provarne altri, infatti c'è in campo numero 3.